stiamo facendo davvero uno sforzo gigantesco per ammodernare tutto il sistema trasportistico della regione, per realizzare l'azienda regionale unica di trasporto e per affrontare alcune emergenze sociali determinate dal fallimento dell'azienda CTP della provincia di Napoli, per la quale azienda sono rimasti in mezzo alla strada 500 dipendenti circa. Allora, intanto noi abbiamo deciso di assorbire nell'azienda regionale tutti i dipendenti del CTP, lavorando per un po' di prepensionamenti, ma era un impegno che avevamo assunto. Abbiamo verificato il piano industriale, andremo avanti in maniera seria, in maniera progressiva, e completeremo l'assorbimento del personale. Abbiamo bisogno in questo caso di avere 200 autobus a disposizione, ve ne sono solo 45, per coprire il servizio in tutta la provincia di Napoli, e nell'area casertana dobbiamo acquistare altri 160 pullman.